Sì, e questo discorso si lega molto molto bene perché dopo lo sgombero del campo di Domeni sono stati creati tutta una serie di campi governativi per appunto raccogliere i migranti che venivano fuori dai campi invece informali. Innanzitutto però diciamo chiaramente che mentre tra i Domeni e i campi lì attorno stavamo parlando di circa 9.000-10.000 persone, le persone che vengono direttamente da quei campi informali sono circa 4.000-5.000, quindi stiamo parlando comunque di migliaia di persone che sono letteralmente scomparse, comunque tramite canali legali. Lo stesso MSF Grecia veniva da noi personalmente a chiederci: ma secondo voi dove sono andate? È chiaro che tante di loro illegalmente cercano di passare la frontiera, e questo è ovvio. È altrettanto chiaro, nonostante se non scontato, che tante persone stanno tornando indietro, cioè ci sono delle persone che dalla Grecia, sfinite da questa situazione, stanno fisicamente o legalmente prendendo un aereo con i soldi dell'Unione Europea per tornare tipo in Iraq. O ci sono delle persone che illegalmente pagano dei passer per passare in Turchia, cioè dei siriani che preferiscono tornare in Turchia perché nonostante lo sfruttamento e nessun tipo di diritto, almeno c'è qualcosa che non è il campo e lo sfinimento del campo. E terzo, e sicuramente non dimenticare, tantissime di queste persone sono state inevitabilmente vittime di tratta. Stiamo parlando di bambini, stiamo parlando di donne, di uomini, stiamo parlando di organi. Tutta una serie di persone, che stiamo parlando di centinaia o migliaia di persone che sono scomparse. Ma come dicevo, questa organizzazione dei campi invece governativi è studiata, e questo mi sembra ormai palese, proprio per produrre marginalità. Cioè, da un lato isolare i migranti, che prima si trovavano in numero molto cospicuo ai domeni, in gruppi molto più piccoli, anche divisi per etnia, eccetera, in modo che non avessero più questa forza sì mediatica ma anche proprio fisica di fare delle manifestazioni, sia per isolarli. Non so neanche a dire che chiaramente le condizioni igieniche dei campi, questa scusa che loro ci danno per migliorare le loro condizioni di vita, è più che falsa, nel senso che nella maggior parte dei campi le condizioni sono molto, molto peggiori di quelle di Domeni, ma allo stesso tempo è proprio per isolarli da tutta questa solidarietà nazionale e internazionale che si stava accogliendo attorno a loro, nel senso che all'interno di questi campi governativi è vietato l'ingresso a giornalisti e attivisti indipendenti. Ora, questo non è chiaramente un dato scontato, perché queste persone, noi siamo stati 2 giorni dopo lo sgombero a Sindos, uno dei campi peggiori, dove c'erano 1.100 persone senza una singola doccia, non una. E io vi assicuro che gli amici che abbiamo incontrato ci hanno abbracciato, ci hanno salutato, ci hanno detto: non vi preoccupate, noi stiamo bene, volete dell'acqua, volete del cibo, quel niente che avevano ce lo offrivano, e tutti quanti ci dicevano chiaramente: quello che ci manca siete voi, sono le persone, sono gli amici, sono i giornalisti, senza noi personalmente. Ma la realtà è che ai domeni si era formata tanta di quella solidarietà che queste persone attraverso la relazione provavano finalmente vagamente qualcosa di simile all'integrazione. Dopo mesi di viaggi tremendi in cui gli unici europei in cui hanno visto erano la polizia o delle figure autoritarie, avere degli amici, delle persone con cui parlare, con cui imparare l'inglese, ma in modo senza corsi di lingua, in modo molto relazionale, in modo molto vivo, per loro era importante, per tanti di loro era veramente importante. E all'interno di questi campi si cancella qualsiasi tipo di questa possibilità, si produce marginalità. E in questo senso noi torneremo in Grecia al No Border Camp, che vedrà migliaia di attivisti da tutta Europa riunirsi a Salonicco, chiaramente vicino ai domeni. E all'interno di questo campeggio sono programmati sia dei workshop che delle attività, così come delle dimostrazioni, insieme ai migranti stessi, che sì, sono in posti molto isolati, lontani dai centri abitati, ma hanno quantomeno la possibilità di uscire dal campo durante il giorno. Ed ecco quindi che li rincontreremo, ma allo stesso modo, almeno per quanto ci riguarda, quando racconteremo le nostre esperienze attraverso un workshop, li chiameremo a presentarle con noi, perché, come dicevo prima, è merito tanto loro quanto nostro se siamo riusciti a portare avanti quello che siamo riusciti a portare avanti in Grecia. Allo stesso modo, chiaramente, come Verde Forces non ci fermiamo qui, perché, come raccontavo poco fa, non abbiamo nessuna intenzione di entrare nei campi governativi in Grecia, per motivi che non so neanche a ribadire, mi sembrano scontati, e se allo stesso modo stringiamo connessioni, e lo faremo anche al No Border Camp, con tutti gli attivisti che in Grecia invece cercano di dare della solidarietà del basso, delle alternative anche tramite occupazioni abitative a questa schifezza che sono questi campi governativi, allo stesso modo però crediamo che sia importante anche cominciare a parlare del Laboratorio Italia e cominciare a fare un investimento più serio come Verde Forte su questo paese, che chiaramente, anche visto i recenti accordi e i recenti sviluppi che si sono avuti in Grecia, sarà sicuramente fulcro e centro di movimenti e cambiamenti e contraddizioni,
non da poco, ed ecco per questo che stiamo cominciando a ragionare per degli eventi anche massificati, come è stata la marcia ai domeni qui in Italia, in modo da segnalare non solo i confini esterni e appunto le barriere che bloccano i migranti verso il resto d'Europa, ma anche tutte quelle forme di non accoglienza e di confini relativi all'interno del nostro paese che, come stiamo vedendo, si stanno moltiplicando e creano delle contraddizioni che cominciano a essere difficili da ignorare, che richiedono una spinta da parte dei movimenti per portarle a galla, per cominciare a combatterle, perché è diventato impossibile rimanere silenziosi. Questo silenzio è veramente assordante.